aspetto domani, alla stessa ora. E non fate tardi, per favore, cercate di essere puntuali. Arrivederci, ragazze. Ci vediamo domani, eh? Arrivederci. Ciao. Salve. Rosa. Oh, scusa, Consuelo. Ben arrivata. Sono in ritardo, vero? Pensavo non venissi più. Purtroppo ho fatto tardi, perché al ristorante c'era molta gente stasera e non volevo chiedere il permesso a Giovanna. Gliel'ho già chiesto spesso per mia madre e adesso preferirei evitare. Sai com'è? Potrebbe anche licenziarmi e nella mia situazione non sarebbe molto conveniente. Su, non ti preoccupare, siediti. In fondo mi avevi detto chiaramente che non volevi interrompere le altre tue attività per questo lavoro. E io ho accettato, no? Sì, certo. Ah, niente, si è rotta la borsa. Però io posso lavorare il fine settimana e anche la domenica, se vuoi. Forse per te così non è comodo, ma io non avrei alcuna difficoltà. Quando tu vuoi, io vengo sicuramente. Anche dopo la scuola, un'ora o due, non ho nessun problema. Veramente avevo pensato un'altra cosa. Ah, sì? Ascolta, tu potresti aiutarmi benissimo nell'organizzazione delle sfilate. Non lo so, con le musiche, per esempio. È un lavoro molto gradevole e poco impegnativo, che ne pensi? Ma a me sarebbe piaciuto poter indossare quei bei vestiti, visto che non ho la possibilità di comprarli. Avrei almeno la soddisfazione di metterli per una volta. Va bene, cara, d'accordo. Se vuoi sfilare, sfilerai, non c'è problema. Ti assicuro che per me fa lo stesso. Senti, Consuelo, io vorrei chiederti un favore, se è possibile. Dimmi. Io questo fine settimana conoscerò la famiglia del mio fidanzato e... visto che tu vendi abiti, se potessi darmene uno a credito, io poi te lo pagherei col mio lavoro e... Ah, conoscerai la famiglia del tuo fidanzato, sì. Ah, è una cosa seria, quanto pare. Sì, io spero di sì. Sai com'è, è la prima volta che mi vedono e vorrei fare una buona impressione. Preferisci un vestito elegante o sportivo? Come lo vuoi? Beh, non saprei, vedi tu, una cosa semplice. E poi lo sconti sul mio stipendio, va bene? Vediamo un po'. Ah, ecco. Guarda, ti piace? Accidenti, è stupendo, fa un po' vedere. Ah, che meraviglia. Ma pensi che il pantalone mi stia bene? Ma certo che ti sta bene, su. È molto bello. Quanto costa? Costa carissimo, vero? Ah, che peccato. Voglio regalartelo. Ah, no. No, 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 no. Questo non lo accetto. Ah, io Rosa, non puoi rifiutare un regalo. No, davvero no, non posso accettarlo. Ti assicuro, non lo voglio. Calma, okay. No, aspetta un momento, voglio spiegarti una cosa. E va bene, sentiamo. Te lo voglio regalare perché ha un piccolo difetto di fabbricazione, però non si nota molto. Comunque in queste condizioni non posso venderlo, hai capito? E poi se ti presenterai elegante mi farai un po' di pubblicità e mi manderai delle clienti, che te ne pare? È davvero stupendo. Non può essere tutto perfetto nella vita, no? C'è sempre qualche piccolo difetto. Ti ringrazio tanto, Consuelo. Sei proprio una cara amica. Ciao a tutti, ragazzi, come va? Bene, grazie. Oh, a voi. Buonasera. Tu come stai? Ciao. Salve. Sto bene? Permesso. Meno male. Sto bene, ma ancora non ho finito la lezione, ragazzi. Mi metto seduta qui. No, guarda, qui non puoi sederti. Sei contento? No, non puoi. Tantissima. No, sono non è occupato, amico, però questo posto però è riservato parlare, a Rosita Byers. Così, il giorno dell'esame, il professore è tutto preso a guardare lei e noi possiamo copiare quanto ci pare. Se invece ti ci metti tu o lei, non copiamo un bel niente, hai capito, amico? Ah, bene, ora c'è il posto a Rosa, molto male, volentieri. Ma cosa sei galante. Come? Buonasera. 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 Buonasera, professore. Come va? Bene, grazie, professore. Tutto bene? Lidia. Buonasera. Buonasera, professore. Bene, oggi inizieremo con Pablo Neruda. Nel vostro libro lo trovate a pagina 199. Stasera lasciamo perdere tutte le altre cose e passiamo subito a Pablo Neruda. Alla fine della pagina 199 troviamo il poema numero 15. C'è qualcuno che vuole leggere? Io, professore, io. Silenzio, per favore. Mi piace quando taci perché sei come assente. E mi ascolti da lontano e la mia voce non ti tocca. Mi sembra che i tuoi occhi abbiano preso il volo e mi sembra che un bacio ti chiuda la bocca. Ah, guarda chi c'è, è arrivata. È questa l'ora d'arrivare? No, chiedo scusa, io ho avuto un contrattempo. Va bene, si sieda. Grazie. Non cominciate qui, a scuotere, ragazzi. Il posto è questo. Siediti qui. Basta, silenzio, per favore. Signor Hernandez, continui a leggere, la prego. Andiamo avanti. Ma la volete smettere voi? Silenzio. E dai, Martinez, bianca, la lascia la Silenzio, per favore. Siete peggio dei bambini, voi. Andiamo avanti, su.
Ehi, sai, ce l'hai con me. Pianta. Ehi, ragazzi, se non voglia se ne può anche andare. E piantala di fare il cretino, hai capito? Mi stai ascoltando? Mi sembra che non senti neanche quello che dico. Ti ascolto, Rosalia, ti ascolto. Lui è venuto da te e poi così... Ha detto che se la pensavo in quel modo forse avevo ragione. E così è finita. Ci siamo lasciati. Ma a me non va, Curaçao. Io non volevo che finisse. Senti, Rosalia, se ha detto che il vostro rapporto è cambiato, forse è vero. Non voglio. Che racconterò alle mie amiche? Che lui mi ha lasciato perché non mi voleva più? Ma cosa dici? Ma su, via. È tutta a causa di quella maledetta. Non mi credi, eh? Io li ho visti, Curaçao, con i miei occhi. Li ho visti mentre uscivano dalla scuola abbracciati. Non credi che potrebbe essere soltanto un'infatuazione momentanea? Già, ma potrebbe anche essersi innamorato sul serio. Non si sa mai con gli uomini. Sai, quando si tratta di sentimenti, gli uomini sono come delle foglie in balia del vento, purtroppo. Sì. Credi che si sia innamorato? No, questo non è possibile, Curaçao. Allora davvero sarò derisa da tutti quanti. Se non mi vuole più è un conto. Però se non mi vuole perché ha trovato un'altra, beh, sarebbe il colmo, non lo sopporterei. Ah no, Rosalia, io stavo soltanto facendo un'ipotesi. Forse è una semplice infatuazione, come dici tu. Stai tranquilla. Alessandro non può trattarmi così. Non mi sembra affatto giusto. Stavamo quasi per sposarci, era già tutto preparato, capisci? E adesso ha cambiato idea. No, questo non doveva farmelo, ecco. Ascolta, cara, gli uomini sono così. Fanno sempre ciò che vogliono e pensano solo a se stessi. Hanno sempre ragione e possono fare il loro comodo. Sono molto egoisti, mia cara. Meno male che io sono abituata. Ma io lo amo, Curaçao, io lo amo. Oh. Avanti, non fare così, Rosalia, ti prego. Vedrai che si aggiusterà tutto. Avete finito? Un attimo, per favore. Ancora un momento. Sì, ancora un momento. Forza, sbrigatevi, per favore. Ormai l'ora è scaduta. Un minuto. Un momento. Aspetti. Non c'è più tempo, mi spiace. Consegnate i fogli, per favore. È ora di andare via. No. Ho quasi finito. Silenzio. Ho finito. Un momentino con tutta questa confusione. Domani ve li porterò corretti. Va bene, però non è giusto. Però non è giusto. Non ho finito. Metteteci il vostro nome, per favore. Ah, devo ancora finire. Che fai? Copia anche il mio nome? Senti, l'hai presa te la mia penna? Hai finito, Raul? Sì, ho finito. Hai finito? No, e tu? Ecco. No, neanch'io. Vuol dire che saremo le più somare della classe. Sarebbe un bel disastro. Bene, signori, ci vediamo. Salve, domani. Ragazzi. Ciao. Il mio può anche fare a meno di correggerlo, professore, sì. È giusto. L'ha copiato da me. Buonasera, no, Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. Salve. Domani. Beh, questi ragazzi sono tremendi, Vai a casa? No, vado in clinica a trovare mia madre. A proposito, come mai sei qui? Asdrubale si è convinto? Ci sono riuscita. Non è possibile. Poi ti racconto tutto. Va bene. Ciao. Ciao. Arrivederci, Miguel. Professore. Arrivederci. Mi fai il favore di mettermi 20? Se se lo merita, perché no? Se mi vuoi bene, mi dai 20. 20 baci 20. Ti darei in questo momento. Ci butterebbero fuori per atti osceni. Credi? Devi essere più severo in classe, altrimenti ti prenderanno la mano. Sta tranquilla, la prossima volta li metterò al muro. Beh, mi sembra un ottimo sistema. Ti porto alla clinica, vuoi? Certo, se no a cosa servirebbe avere un fidanzato? Ti amo. Ti amo tantissimo, Rosa. Isai, che fai qui a quest'ora? Niente, sono venuto a trovarla. Se le visite così tardi... Oh, non si preoccupi, Carmen. Nessuno mi ha visto entrare. Beh, allora, come si sente? Molto bene, grazie a Dio. Senti, Isaia, io ti sono veramente molto grata di tutto quello che hai fatto per Rosa. No, non si preoccupi per questo. Le ho già detto che io voglio molto bene a Rosita. E che per lei farei qualunque cosa.
Sì, sì, certo, ti ringrazio. A proposito, dov'è adesso? A scuola, dovrebbe arrivare tra poco. Ah, la mia povera bambina si sta ammazzando per colpa mia. Pensa che di giorno lavora e di sera studia. Nei momenti liberi sistema la casa, viene a trovare me e non riposa mai. Adesso mi ha anche detto che ha accettato un lavoro come modella. Sì, sì, io credo che faccia bene. È sempre meglio che lavorare come cameriera, no? Sì, certo, è meglio. Tutto questo per ridare i soldi a te, Isaia. No. Solo per questo. Perché la mia Rosa è molto orgogliosa e tu lo sai bene. È proprio una brava figliola. Dio mi ha premiato mandandomi lei, nonostante tutte le disgrazie che ho passato. Sì, è vero, però anche lei, Carmen, dopo tutto, l'ha cresciuta. Certo, sì, certo. Era mio dovere, no? Se uno mette al mondo dei figli, li deve crescere, è normale. Sicuro, questo quando uno li mette al mondo. Ma il suo caso è completamente diverso. Diverso? E perché? Perché, mia cara? Questo è un segreto che lei ha saputo conservare molto bene, ma... Ma sa com'è? A me piace molto scoprire i segreti. Non ti capisco. Ma non si preoccupi. Questo è un segreto che rimarrà soltanto tra noi due, d'accordo? Come? Quale segreto? Di cosa stai parlando? Beh, di Rosita. Della ragazza che lei ha allevato. Perché Rosita non è sua figlia. Non è vero, mia cara? Ma... Voglio dire... Ma... Che non è stata proprio lei a partorirla. Ma che dici? Io... Calma, stia tranquilla, per favore. Non è ancora in condizioni di alzarsi. Perché? Perché tu mi stai dicendo tutte queste cose? Perché? Perché io so molto bene, Carmen, che lei non è la vera madre di Rosa. Le dirò di più. Io so chi è la donna che l'ha messa al mondo. Che dici? Isaia, che cosa stai facendo qui? Rosita. Ciao, mamma. Ben arrivata. Che ti succede, mamma? Che cos'hai? No, niente. Ma che è successo? Ma niente, Rosa. Stavo parlando con tua madre e lei mi ha chiesto di aiutarla ad alzarsi. Sì, è vero. Io gli ho detto di no, che non mi pareva il caso. Vero, donna Carmen? Sì, sì, proprio così. E volevo solo alzarmi un po'. Oh, via, mamma, non fare di testa tua. Gli ordini del dottore sono stati molto precisi, no? Sì, sì. Ora voglio riposare, amore. Riposare. Bene. Soltanto. E allora sdraiati, su. Va meglio? Senti, Isaia, ti sarei molto grata se tu te ne andassi. A quest'ora non è permesso stare qui. Va bene, sì, certo. Sono venuto solo per sapere come sta tua madre, ecco. Sì. Bene, signora, cerchi di rimettersi al più presto in salute, eh? E non si preoccupi di niente, capito? Sì. D'accordo? Allora, a presto. Ah, Rosa, se devi andare a casa posso darti un passaggio. No, ti ringrazio, io questa notte resto a dormire qui. Ah, bene. Sì, buonanotte, Isaia. D'accordo, buonanotte. Bene, mamma, ora mi dirai tutto quello che è successo. Perché sei così agitata? Agitata, non direi. Proprio così? No, niente, no. Non mi ha detto niente di particolare. Guarda, no. Mamma, che non mi inganni. Sono sicura che è successo qualcosa. No, Rosa, no, ti assicuro, non è successo niente. È come ti ho detto, io mi volevo alzare e così... Meno male che sono arrivata in tempo. È incredibile, fai i capricci peggio di una bambina. Figlia mia adorata. Ma che ti prende, mamma? Se sapessi quanto ti voglio bene. Ma certo che lo so, mammina mia dolce, anch'io ti adoro. Io per te farei qualunque cosa, sei l'unica persona importante che ho al mondo. Beh, proprio l'unica, no, adesso c'è anche Alessandro. Sì, sì. Se tu ti sposassi con questo ragazzo, ti sistemeresti proprio bene. Forse è lui che si sistema. Io darei qualunque cosa. Darei la vita per vederti felice. E soprattutto, perché mai niente ti allontani da me. Tu sei la mia bambina adorata. Il mio unico amore. Ma che c'è? Che ti succede, mamma? Perché mi stai dicendo tutte queste cose? Oh, è solo perché io ti guardo, bambina mia.
E mi rendo conto che oramai sei una donna matura. Una donna che cerca di difendersi da sola nella vita. Però mi ricordo quando eri piccola piccola. Quando dormivi nelle mie braccia. Quanto abbiamo dovuto lottare quando eri piccola, Rosa. Io e te, sole al mondo. Senza poter contare su nessuno. Ma sempre amandoci tanto. Perché questa è la cosa più importante tra una madre e una figlia, è vero? Sì, l'amore. Solo questo è la vera maternità. Questo grande affetto che io ti ho sempre dato. Tu sei la mia adorata figlia, Rosa. La mia unica figlia. La figlia dei miei sogni. La figlia che mi ha resa felice. Il solo bene che ho al mondo. Vai all'università, Alessandro? Ho un appuntamento con il professore. Ah. Devo mostrargli dei documenti che sono indispensabili. Ha promesso di aiutarmi. Perché non vai a fare colazione prima? Oh, questo caffè mi basta. Oh, accidenti. E chi sarà a quest'ora? Sicuramente qualche scocciatore. Beh, io vado. Oh, chi si vede? Come stai? Bene. Ciao, Rosalia. Ciao, come stai? Bene. E tu? Abbastanza bene. Vorrei parlare con Alessandro. Ah, sì, sì, certo, io ho tanto da fare di là. Sì? Alessandro, devo parlarti a proposito di ieri, del nostro litigio. Riconosco di essere stato brusco. No, al contrario, sei stato molto gentile. Però io non mi rassegno, Alessandro. Non mi rassegno perché non posso credere che tra di noi sia tutto finito così. Anche a me sembra impossibile. Mi è difficile accettarlo. Ma ormai ci frequentiamo da molti anni e io ti ho sempre considerata come la mia fidanzata. Però se non avessimo deciso di lasciarci, io mi sarei sentito un disonesto con te. E per questo ho preferito dirti la verità. E qual è la verità? Perché c'è questo distacco tra noi due? Cos'è che non funziona? Io so che ogni rapporto attraversa dei momenti difficili, ma non è per questo che finisce. E c'è di più. Non mi hai chiesto di rimandare le nozze. Ma di annullarle perché noi siamo cambiati, senza darmi altra scelta. Penso si tratti di una cosa più grave che un semplice distacco, come dici tu. Io sento che noi due siamo diversi. Che, non so, io credo di essere molto diverso da come tu mi vedi. Non so come spiegarti. Per esempio, le nostre abitudini sono diverse e anche i nostri bisogni. Con me non saresti felice. E chi lo dice? Tu? Non... Non pensi che dovrei deciderlo io? Sono abbastanza cresciuta per sapere ciò che voglio. E poi, Alessandro, io ti amo davvero. E che importanza ha se siamo diversi? Io ti amo sinceramente e voglio stare sempre con te, lo capisci? Un rapporto d'amore non è come un contratto d'affari. Sì, hai ragione, ma tu cerca di comprendermi, eh? Io cambierò, amore, te lo giuro. Sarò come mi desideri, però non mi lasciare, Alessandro, Rosalia, ti prego. Rosalia, non rendere la cosa più difficile, per favore. Ascolta, ti sei innamorato di un'altra, vero? Perché non mi dici la verità? Avrò pure il diritto di saperlo, no? No, Rosalia, non c'è nessun'altra. No. E allora? E allora cosa? Lasciamoci e basta. All'inizio sarà un po' difficile, ma poi vedrai che andrà meglio. Tu meriti un uomo che ti ami veramente. E ora scusami, ma ho un appuntamento all'università e non posso arrivare tardi. Arrivederci. Rosalia, è andato via Alessandro? Sì. Mia cara, che ti succede? Niente, niente. Ma Rosalia, perché piangi?